Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentrovati sul mio canale. Prima di tutto voglio assolutamente farvi i miei più cari auguri per questo nuovo anno. Non voglio soffermarmi più di tanto sul 2020, in quanto ognuno l'ha vissuto a modo suo e poi si tratta del passato. È stato decisamente un anno impegnativo, con dinamiche anche molto spiacevoli, ma quello che è stato è stato. Quello che possiamo fare noi è proiettarci sul futuro e decidere che cosa vogliamo realizzare in questo periodo. Quindi vorrei condividere con voi i miei obiettivi per il 2021. Il primo tra tutti è la salute. Mai come durante questo periodo ci siamo resi conto di quanto la salute sia importante e di quanto in realtà la diamo per scontata. Quindi quello che mi propongo è prendermi cura della mia persona e prendermi cura anche dei miei familiari, dei miei genitori, dei miei fratellini, proprio agendo sul benessere. Questo comprende al suo interno una serie di concetti. Il primo tra tutti è agire sull'alimentazione, quindi cercare di introdurre nel nostro organismo cose sane, cose che fanno bene alla macchina biologica e cose che anche allo stesso tempo ci deliziano e ci fanno venire gioia di vivere. Un altro punto importantissimo che riguarda la salute è l'esercizio fisico. Già durante la prima quarantena ho avuto modo di sperimentare i benefici di un'attività fisica più strutturata e decisamente più costante, e ho tutta l'intenzione di proseguire con questo percorso, quindi allenarmi se non tutti i giorni, almeno un giorno sì, un giorno no. Vi assicuro che fa veramente tanto bene, sia per quanto riguarda il corpo, ma anche a livello mentale ha una serie di benefici assolutamente importanti. Il secondo macro obiettivo è l'università. Voglio impegnarmi al massimo durante quest'ultimo anno e dare il meglio di me, cercare di migliorare il più possibile sia come persona all'interno di questo ambiente che come professionista un domani, con una certa etica, con dei principi e dei valori. Devo dire che ho scelto un percorso un po' tortuoso, decisamente impegnativo, sto studiando igiene dentale, ma è un'università bellissima. Tornassi indietro non farei una scelta diversa, sono assolutamente soddisfatta di quello che ho trovato, dei miei colleghi e proprio della materia e del lavoro che andrò a fare, quindi voglio assolutamente impegnarmi in questo senso. Terzo obiettivo è quello di impegnarmi nella crescita di questo canale YouTube. Durante la quarantena ho finalmente trovato il coraggio di mettere una macchina fotografica davanti e registrare un video. Devo dire che ci pensavo già da qualche anno, ma non avevo mai trovato il coraggio e il tempo. Devo dire di essere molto molto contenta di essermi lasciata andare, sicuramente di essere me stessa e mostrarvi le mie passioni. Per cui continuerò su questo percorso e spero tanto che vi faccia piacere e che resterete con me. Per il momento non siamo un canale gigante, ma sento comunque l'affetto delle persone che guardano i miei video, dato che mi scrivete anche in privato, quindi sono super super felice e vorrei che nel tempo crescesse il più possibile. Il quarto e ultimo obiettivo riguarda le relazioni personali. Voglio coltivare delle amicizie interessanti e piacevoli, come quelle che si sono sviluppate anche durante questo periodo, in maniera virtuale ovviamente. Ho trovato molte persone che condividono la mia passione per la cucina, per il benessere, e questo mi fa un sacco piacere. E d'altra parte vorrei tornare a uscire e viaggiare, andando a trovare i miei amici che si trovano in posti lontani. Io ho finito, come potete vedere, i propositi non sono tanti, sono essenzialmente quattro, ma sono ben precisi e ho ben chiaro quali sono i passi, quindi step by step, che dovrò percorrere per raggiungere il macro obiettivo. Quello che vi propongo, se vi può essere utile, è quello di scrivere anche voi una lista, perché finché rimane nella mente, diciamo, non è ben delineata, non prende forma. Invece, se voi la mettete su carta, magari non so, con dei pennarelli colorati, insomma, personalizzando la vostra lista, vi permette di avere ben chiaro che cosa volete realizzare. Potete farlo su un foglio di carta, ma potete anche farlo nelle note del cellulare. L'importante è che durante l'anno
torniate indietro alla base, no? Quando eravate entusiasti e pieni di energie, e recuperare in parte quelle forze avventurandovi nuovamente verso i vostri obiettivi. Bene, direi che per quanto riguarda i propositi ci siamo, li ho espressi, li ho condivisi con voi, ora l'importante è agire ovviamente, quindi darci da fare per raggiungere quello che ci siamo proposto. Io ad esempio oggi agirò per quanto riguarda il secondo macro obiettivo, quindi l'università, ho intenzione di studiare. Quindi ne approfitto anche per mostrarvi a quelli che sono interessati il mio metodo di studio all'università. È una metodica ben temprata dagli insuccessi, ma poi soprattutto dai successi, perché mi sono accorta di quello che andava modificato e ad oggi devo ammettere che sono molto orgogliosa dei risultati ottenuti per quanto riguarda lo studio e questo metodo secondo me potrebbe esservi utile o comunque anche potreste prendere spunto per poi modificarlo secondo le vostre esigenze e anche il vostro tempo a disposizione. Quindi nulla, se siete interessati mi raccomando continuate a guardare. Ora vi porto con me in cucina, ovvero nella mia base, riesco a studiare soltanto lì perché c'è molta molta luce, quindi riesco a concentrarmi, quindi venite con me. Inizierò da tre concetti molto semplici che aiutano tanto a concentrarsi durante lo studio e che secondo me non tutti sanno. Il primo tra tutti è quello di indossare abiti comodi, quindi niente jeans stretti o cinture strette sulla vita che bloccano la circolazione e riducono la concentrazione. Altra cosa fondamentale è quella di areggiare l'ambiente in cui si studia. Io ad esempio sono, come vi ho detto, in cucina, apro le finestre per una decina di minuti prima di iniziare a studiare. In questo modo cambio l'aria, ricircolo appunto il flusso d'aria e avrò una quantità maggiore di ossigeno che favorirà la mia concentrazione. Poi comunque l'ambiente sarà pulito e fresco. L'ultima cosa che vi dico prima di entrare più nel profondo dell'argomento è quello di avere una bottiglia d'acqua sul tavolo. Prima di tutto perché vi assicurate di rimanere idratati durante il pomeriggio e poi anche per ripetere, vi si secca la gola, quindi dovete, diciamo, nuovamente lubrificare il cavo orale. Le candele che vedete sullo sfondo le ho messe a semplice scopo decorativo per il video, ma durante lo studio le spengo perché consumano ossigeno e l'odore, seppur gradevole, mi deconcentra. Bene, ora vi dico quello che io ritengo importante per un buon metodo di studio. Il primo fra tutti è quello di avere ben chiaro in mente l'obiettivo, quindi ciò che si deve fare. Ad esempio, qual è l'esame che si deve sostenere e in quale data. Gestire bene le scadenze, questo è fondamentale, quindi stabilire il lasso di tempo che abbiamo a disposizione per prepararci e la scadenza. Per aiutarmi a rispettare le date e ad essere preparata in tempo, io utilizzo il calendario. Secondo me è fondamentale per chi ha tanti impegni, ma soprattutto per chi si deve organizzare al meglio. Un calendario mensile, potete tenere quello cartaceo o anche quello digitale, quindi sul telefono. L'importante è che vi aiuti a rimanere ben concentrati sull'obiettivo con delle notifiche o magari dei promemoria per rimanere appunto concentrati. Io poi utilizzo un calendario settimanale, che è questo qui, dove scrivo la data e poi giorno per giorno tutti gli impegni che devo fare. Ora vi mostro ad esempio come lo compilo. Dopo che abbiamo chiarito l'obiettivo e la scadenza entro cui dobbiamo provvedere, quello che io faccio è dividermi le pagine secondo il lasso di tempo che ho stabilito. Ad esempio, devo preparare per fine marzo parodontologia, che è questo bel mattoncino qui. Ora prenderò il numero di pagine totali e le dividerò per le giornate che ho a disposizione, togliendo 2 settimane o una settimana finale in cui vorrò ripassare il tutto. Quindi, partendo dal presupposto che devo aver concluso il tutto entro il 15 di marzo, prendo il numero totale di pagine, che saranno all'incirca 1000, e le divido per i giorni restanti. Se ho il materiale cartaceo già pronto e disponibile, inizio a sottolineare e a leggere.
Ma se ad esempio ho degli appunti in via telematica, quindi sul tablet o sul computer, li riscrivo. Solitamente io prendo gli appunti in maniera molto veloce, quindi le frasi sono sconnesse, senza una sintassi propria e decisamente senza senso. Quindi quando arrivo a casa riprendo tutti i miei appunti e li riscrivo secondo una logica e con le mie parole. In questo modo faccio già metà del lavoro perché mi immergo nell'argomento cercando di capirlo e di dare una forma che poi potrà essere esposta. Quindi ad esempio vi mostro qui, ho degli appunti di chirurgia speciale odontostomatologica, che è un esame che avrò tra poco. Li ho tutti scritti sul tablet e non hanno nessun senso, cioè nel senso hanno un senso ma non sono molto attendibili, nel senso che non studierei direttamente su questi. Quello che farò ora è riscriverli sul computer in maniera ordinata, secondo una logica, solo successivamente li stamperò per poi leggerli e sottolinearli con i colori. Questo mi permette di imprimere al meglio i concetti proprio perché ho una memoria visiva e avendo tutto colorato secondo la mia logica e colori ben specifici tra l'altro, tra nomi, autori e concetti, questo mi aiuta a favorire l'apprendimento. Il final step è quello di ripetere, ripetere e ripetere, ragazzi. Non basta sottolineare con dei bei colori o degli evidenziatori super belli, ma bisogna anche saper parlare e saper esprimere quello che abbiamo in testa. Tutte le informazioni, i concetti che vagano nel nostro ampio spazio, bisogna poi saperle comunicare. Quello che io faccio è ripetere immaginando di parlare direttamente con il professore o la professoressa, e questo è importante sia se il nostro esame è in forma scritta oppure orale, proprio perché organizzando un discorso diamo forma alle informazioni e ai concetti. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un grande pollice in su e iscrivetevi al canale. Il vostro supporto è veramente molto molto importante. Spero che i consigli che vi ho dato per quanto riguarda lo studio e anche condividere i miei obiettivi del 2021 vi possa dare ispirazione e vi possa spronare a fare il meglio. Vi chiedo di condividere con i vostri amici e conoscenti, è un piccolo gesto, non ci vuole nulla per farlo, ma per me sarebbe molto molto importante e ve ne sarei immensamente grata. Ringraziandovi e facendovi nuovamente i miei migliori auguri per questo nuovo anno, vi saluto, vi mando un grossissimo abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!